Beh, a tutti ragazzi, io sono Davids90, oggi ci ritroviamo qui in un nuovo fantastico video e siamo nel nuovo giocone per PlayStation 4, per PC e per altre console di One Piece, ovvero One Piece Pirate Warriors 3, l'ultimo appena uscito. Adesso scusate ma devo abbassare un po' il volume. Ok, allora, come vedete la bellissima grafica. Allora, abbiamo... Ah, innanzitutto volevo salutare un po' tutti e vi ringrazio per i 200 e passa iscritti. Dopo farò lo speciale, metterò lo speciale. Ho già preparato qualcosa per voi, quindi non vi preoccupate. Vi saluterò tutti quanti, quelli che devo salutare, che mi sono iscritto. Niente, volevo scusarmi un po' per l'assenza perché ho avuto problemi psicologici, diciamo. Lasciamo perdere. Problemi miei, infatti, del cavolo, insomma, lasciamo perdere. Di cui non voglio parlare. Siamo in questo nuovo gioco, un po' anche per lo speciale dei 200 iscritti. È uscito proprio recentemente, quindi è nuovo, ragazzi. E direi di tuffarci subito nell'azione. Facciamo Diario della Leggenda. Diario della Leggenda. Dicono che le sue ultime parole abbiano spinto molti verso i mari. Fantastico One Piece, un pezzo. Notare i capelli. Sono tagliati i capelli. Notare che maglietta bella. Vabbè. Pratica di cosa parla One Piece, se vedete l'anime anche su Italia 1, a volte lo fanno, Italia 2, non ricordo. Bella. Bella nave. Ah, proprio dagli inizi proprio, ragazzi. Oh, non ho messo il cappello, adesso? No, vabbè. Non è uguale. Quella è Shanks. Per chi non la conosce, è... quello che in pratica dà l'impronta a Ruffy, a Luffy, per diventare pirata, diciamo. È quel famoso cappello datogli in omaggio famosissimo pirata, oramai sta spopolando. Un bellissimo gioco, adesso vedrete. Non ho fatto la storia, ho provato solo l'altra modalità per provare i combattimenti, un po' le mosse, e devo dire che stavolta la casa ha fatto un buon lavoro. 10 anni dopo lui si iscrive ai pirati. Non come il Magnotta si iscrive ai terroristi, però. Mi iscrive ai pirati! 10 anni dopo. Che bella giornata. Notare la bellissima nave, proprio quella dei pirati, grandissima. Una bella vela maestra proprio. Sì, diventerò il re dei pirati. Con un barile pieno da mangiare. Oh mio Dio, quanto parla. Io sono colui che diventerà il re dei pirati. Prologo 1. L'alba dell'avventura. Monk di Ruffy spiega le vele dal villaggio in cui è cresciuto, per tenere fede alla promessa fatta al grande pirata Shanks il Rosso, incontrato quando era un bambino, e per realizzare il sogno di diventare il re dei pirati un giorno. Ma non appena partito la sua nave affonda. Finita la deriva e fuori di sé, Ruffy viene salvato da un ragazzo di nome Cobby, costretto a lavorare su una nave di una certa piratessa. Cobby sognava di essere un marine, ispirato alla determinazione di Ruffy di diventare il re dei pirati, decide con coraggio di sfidare la piratessa. Colpito dalla sua prodezza, Ruffy la sconfigge e salpa nuovamente insieme a Cobby. In breve tempo arrivano in Shellstown, una città governata da Morgan, capitano dei marine. Lì Ronno a Zoro, uno spadaccino conosciuto come cacciatore di pirati, è stato fatto prigioniero. Ruffy aveva deciso che desiderava dei compagni di ciurma forti. Ignorando le suppliche di Cobby, si dirige verso il territorio appartenente ai marine che avevano catturato Zoro. Cioè, fa vedere proprio dall'inizio, guardate. Cerco dei pirati che si uniscano alla mia ciurma. E lui, incatenato, così. Vediamo che dice. Zoro il cacciatore di pirati, cacciatore d'aglie del mare orientale. Non vorrei chiedere il mio aiuto per il solo fatto di legare questa corda. Veramente non pensavo di invitarti. Parlano male di te, sai. Sopravvivere anche senza il tuo aiuto.
Se tra un mese sarò ancora vivo, dicono che mi libereranno. Quindi non morirò a qualunque costo. E riuscirò a fare ciò che vuoi. Hanno imprigionato Zoro perché cercava di aiutare la gente. Cobb, bisogna diventare un marine. Sì, è per questo l'uomo che comandava questa base, il Capitano Morgan, si è arrabbiato molto. Quell'uomo sarà proprio così cattivo come dicono? Beh, sembra che Roronoa Zoro sarà giustiziato in pubblico fra 3 giorni. Fortuna che doveva campare 20. È terribile, ma se ci opponessimo al Capitano saremmo noi a venire giustiziati. Ma avevano detto che se avesse resistito un mese sarebbe stato libero. Ho deciso, Cobby, farò entrare Zoro nella mia ciurma. Che cosa? Non la passerai liscia. Se farai arrabbiare il capitano, potresti ritrovarti la marina alla calcagna. Ci penserò quando sarò il quando sarà il momento. Io vado da Zoro. Andiamo da Zoro. Ah, proprio... Porta Zoro nel tuo equipaggio. Non sei riuscito a salvare Zoro. Sconfiggi i marine e recati verso Zoro. Direi... Ah, qui poi faccio... Controlla diario dell'evento tesoro. Controlla come sbloccare gli eventi. Ma a noi non ce ne frega niente, iniziamo la battaglia. Quello è il Capitano Morgan. Quando i nemici stanno utilizzando il loro potere delle OE e si potenziano, sulla loro testa apparirà un indicatore di stordimento. Non ce ne frega niente, andiamo. Oddio! Che guardate che combo, ragazzi, che spettacolare! Attualmente è l'inizio, quindi non fa tutte le mosse. Oh! Questo lo prendo proprio, lo. Attenzione, il pugno Gam Gam. Ecco la mossa finale! Gam Gam Rifle! Madonna, quanto le ho accoppate un bordello. Andiamo, andiamo, ragazzi. Dai! La grafica è migliorata pazzescamente dai precedenti, ragazzi. Proprio un'altra cosa. E io lo sto giocando sul computer, non so come sia su PS4, ma penso sia uguale. Ma questi che vogliono? Via! Poi potete caricare i colpi, vedete? Vedete? Pistola Gangam. Gangam frusta. Non so come si giri. Oh mio Dio! Oh, dirigi da Zoro. Non so come si gira la mappa. Ah, così. Allora, andiamo da Zoro, va. Guardia del cancello. Ma che fai? Oh mio Dio. L'unico problema è con le telecamere. Cioè, le devi muovere tu ogni tanto. Eccolo. Gangam Rifle. Mamma mia, ti ho scoppiato. Zoro, ecco Zoro. Vabbè, intanto uccidiamo questi esseri inutili. Gam Gam Rifle. Madonna, ragazzi, quanto l'ho fatto volare. Quelli che stanno facendo lì. E poi la super velocità, eh. Tiè. Boom. Gam Gam, no. Sta fermo immobile, attenzione con le levizze. Andiamo alla super velocità, dai. Adesso carico i colpi, vai. Carichiamo. Mamma mia, ragazzi, quanto prende questo gioco. A parte questa cosa delle telecamere che è un po' fastidiosa. Andiamo da Zoro che ha bisogno di aiuto, eh? Oh, ma quanti sono? Missione riuscita, eccomi qua, Zoro. E infatti. Ancora tu? Mi sembra di aver già rifiutato il tuo invito, pirata. Direi che adesso lo accetti. Io sono Luffy, ti libero qui, quindi diventa mio compagno. Non mi hai sentito, cretino? Io ho le mie cose che voglio fare. Non diventerò di certo un mezzo criminale come un pirata. Ma che ti importa? Tu oramai hai già la fama di malvagio cacciatore di taglie. Non so cosa si dica di me, ma in ogni caso non ho fatto nulla che rinneghi i miei principi. Chi se ne frega? Io ho deciso che tu farai parte della mia ciurma. Ti hanno portato via la tua preziosa spada, vero? Te la riprenderò io. E se vorrai che te la restituisca, diventa mio compagno.
Cosa? Che caratteraccio che hai? L'ha minacciato. Bene, va e torno. Sì, il problema è che devo eliminare un po' di sta gente. Sì, ragazzi, ma quanti si ha? Il muto. Subito, via, che eliminiamo un po'. Madonna, quanti ne ho buttati giù. La mossa finale, ragazzi. Ah, perché così che chiama la pistola Gangnam. Gangnam Pistol. Via, andate via. Andiamo a prendere quel tesoro lì. I soldini. Però devo eliminare prima tutti questi qua, ragazzi. Allora, questo è un gameplay di prova, quindi non so se ci farò la serie. Però è divertente, non è che dite, ragazzi. Allora, andiamo a prendere questo. Soldini che fanno molto comodo. Questi qua si possono buttare giù. Vediamo un po'. No. Vabbè. Dovrei capire ancora a cosa servono. Ah, io qui non ci posso andare? O sì? Gangan pioggia. Cos'è? No, penso che debba andare per forza qui. Sicuramente usciranno dei mille mostri. Un elmo? Questo lo faccio esplodere. Oh, e questi? Oh, questi che vogliono? Che cosa volete, ragazzi? Ah, botte, botte, botte. Oh, eccolo. Vieni, vieni avanti. Via, pure il rifle. Rifle. Rifle che vola di fucile? Fucile d'assalto qui. Okay? Pure la Sha-Gang-Gam. Ah, mi ha fatto male, come osi. No, questo non lo devi fare. Mamma mia, ti distruggo. Ah, vedi? E muori, via, via, via. L'ho ucciso, ragazzi. Via. Gum gum. Rifle. Ancora? Ancora che volete. Andiamo da questo stupido. Guardate. 500 nemici KO. Oh, la Sha-Gang-Gam, no? Mamma mia, ragazzi. No, contro di loro, mi sono sbagliato. Oh, va bene, su, dai, via. Quello sta all'angolo, e gli acque scendono dal... a te ti distruggo, dove vai? No, 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 no. Allora, con calma. Venite. Va. Ok, andiamo. Ah, il forziere del tesoro. Vari oggetti sono situati nel forziere del tesoro, presenti in tutto il livello. Distruggi i forzieri del tesoro per far apparire gli altri oggetti. Tra i vari oggetti alcuni rigenerano indicatori della vita e dell'attacco speciale. Quando sei in difficoltà usa gli oggetti contenuti nei forzieri. Ok, non ce ne frega niente. Dammi subito quel forziere maledetto. A spada. What is this? No, no, perché ho sprecato il Gangnam Rifle? Oh mio Dio, quanti ne sono usciti?
Dove devo andare, raga? Devo tornare indietro? Aspettami. Ah, oddio, lo stanno giustiziando. Metà per comprare le missioni con tempo limite. Superato questo limite, in alcuni casi posso raggiungere il game over. Grazie. No, ma hanno chiuso la strada. No, raga. Ah, quindi devo andare giù. Non so se faccio in tempo, aiuto. Sto ragazzi lo devo far fuori. Quando sconfiggi i nemici, si avviene un lento tesoro. Simbolo di presagio. Dai, 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 su, 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 c'ho poco tempo, ti devo distruggere. Vai. Mamma mia, quanti ne butto giù. Raga, tutti qua stanno venendo. Ma quanti siete? Non ho tempo di... Via, via, tutti qua. Vai, 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 vai. Danno super. Oh, bravo. No, no, non puoi mettermi nell'angoletto così, eh. Eccolo, l'ho preso al volo anche. Boom. Madonna, oh. Oh, ho preso 1:30. Avrei voluto sconfiggere tutti, ma non avevo tempo. Adesso vediamo il sito. Grande Zoro. Ecco il cattivone. Immondizio è da innanzi alla mia autorità. Morgan Manodasha, capitano della marina. あいつの分まで強くなり天国まで名前が届くように世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。 La para. Oddio. Io sono quello che diventerà il re dei pirati. Ehi, quale di queste è la tua? Se l'alternativa è cremare qui, diventerò un pirata. Sconfiggere. Sono riuscito a liberare Zoro. Adesso Zoro mi darà una mano. Provando da un'altra linea di zona incrementerà di 1. Madonna, quanto danno. Ah, con Zoro sono più forte. Dov'è Zoro? Ti do una mano io, Zoro. Ecco arrivare il capitano della marina. Avanza verso Zoro. L'ho preso in pieno. L'ho distrutto. Un altro. Oh Zoro, dammi una mano. Dove sei? 10.000. No, 1000 KO, scusate. Preso. Tutti e due. Tutti e due i capitani. Tre capitani ho preso.
E prendiamo i... Lo prendiamo. Madonna che danno che ha fatto Shimazoru, ragazzi. Ma sì, ma che ci frega, 1140 KO. Capitano, aperti i cancelli per poter avanzare. Andiamo allora, no? Mamma mia, che gameplay, ragazzi. E chi ve lo fa così? Probabilmente c'è un'ora di gameplay, ma guardate questo. Ecco, l'ho preso, l'ho preso! Mi fomento dopo, mi fomento, ragazzi, è finito. Adesso ti becco, con la mossa finale. Fammela caricare. Eccola qua, morti. Guardate quanti capitani, ragazzi. ...1500 KO. Ah, guardate i danni che sto facendo. Andiamo, andiamo, ragazzi. L'ho utilizzata inutilmente stavolta. Vabbè, va. Tu che vuoi, da solo? Shish. Come si apre questa porta? Sconfiggi il capitano. Andiamo, andiamo. No, no, ragazzi, ho... vai con mossa finale. Gom gom no, rifle. Via, andate via. Andiamo Zoro, vieni con me. Un altro, ma quanti sono? Lascia Gangam, tieni. Adesso te lo becchi anche tu, tieni, capitano. Poi il super velocità, oh. Dove sei, capitano? Ah, non ci sei più? Dai, usa il... La tua mossa finale, dai. No, l'ho utilizzata contro il muro. Però comunque attacca qualcuno, sì. E la utilizzo. Bene. E via. Scudo distrutto, ragazzi. Oh, gom gom no. Rifle. Mangiamo polpettine. Cosa c'è qui? Famosa tecnica di Zoro. Adesso vi faccio vedere. Pistolo Gangam. Dai, 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 sfrutta sta mossa finale, sbrigati. L'ho ucciso, vabbè. Vediamo un po'. Andiamo Zoro. Missione riuscita. Con Morgan. Oh mio Dio. Simbolo shock appare quando c'è una breccia negli attacchi nemici. Se appare il simbolo shock colpisce con attacchi combinati per rendere indifeso il nemico in uno stato di insordimento. Oddio Morgan. Vai Morgan. Eccolo! Stava caricando, vediamo cosa succede se becco. No, gli ho fatto male, ragazzi. Gli ho levato una vita. Oddio, adesso non lo posso toccare questo. Ha detto di venire al max prendendo voi, poi potrei utilizzare anche Zuna Rush. Così non lo posso battere però. Eccola!
Rival. Mazza quanto gli ho tolto, ragazzi. Prendetegli. Gli ho rotto la difesa. Zoro è arrabbiato nero. Kizuna Rival, vai, 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 vai. Morgan, dove vai, Morgan? Madonna, tira fuori questa mossa, mo. Mamma mia, non ti do il tempo, non ti do il tempo, ragazzi, eccolo. Uccidilo. Mazza, così poco gli ho tolto. Mamma mia, quanto gli ho fatto male. Gam gam, no. Che è successo, raga? Dov'è? Oh, è maledetto così, guardate quanto mi ha tolto. È fottuto, eh? Ha proprio un briciolo di energia, ragazzi. È morto, ragazzi. Preso. Sono Morgan e Manodash, al luogo tenente della marina. Prenderà le pizze. Sono Luffy. Piacere di conoscerti. Madonna, ha tagliato una decinzione. Che diavolo fate lì impalati? Prendeteli ora! Mowe. Se le pistole non funzionano, fatelo a fette. Ecco Zoro. Frusta gam gam. L'ha preso Zoro. Nessun problema, capitano. Gli abbiamo salvato la vita, ragazzi. Quando Ruffy sconfisse Morgan, Shellstown fu liberata dal suo dominio. Morgan per terra steso. Quando lui... Ok. La città fu salvata grazie alle loro azioni. Tuttavia, essendo pirati, Ruffy e i suoi amici furono cacciati via dalla marina. Vi siamo grati per aver salvato la città, ma non possiamo certo ignorare che siete pirati. Andatevene subito da qui, perlomeno chiuderemo un occhio e non contatteremo il quartier generale. Va bene, andiamo Zoro. Ruffy, tu non sei con lui? Io non sono il loro compagno. Un momento voi, è vero? Io so cosa ha fatto lui finora. Starà. C'era una piratessa tremenda, Albida. E per 2 anni lui... Smettila! Gli ho dato un cazzotto. Ok, l'ha fatto svenire. Va bene, ho capito, non siete mai. Ora andate via da questa città, immediatamente. L'ha fatto apposta, mi ha provocato. Ha fatto sì che lo colpissi. L'ha fatto di nuovo. Che idiota, se non miglioro un po' sarò sempre un idiota. Fatemi entrare nella marina. Però qualche cosa, voglio diventare un marino in tutti i costi. Vabbè, non è d'accordo, ma... Io diventerò un ufficiale della marina. Però non c'è... Ok, vabbè, tutta storia. Inizia il viaggio. Ci rivedremo, Kobe. Bene, ragazzi, l'episodio termina qui. Tobi Continued. Ci vediamo al prossimo episodio in un altro video gameplay. Ciao!